Presidente, concludendo questa chiacchierata, di cui noi la ringraziamo molto, vorremmo dare un messaggio al pubblico che sta fuori, che probabilmente magari non sempre percepisce quali sono le difficoltà, quali sono i problemi. Abbiamo parlato prima di riduzione del personale, abbiamo parlato di difficoltà da parte delle cancellerie, abbiamo parlato di buona volontà da parte dei magistrati, ma anche questi, mi pare di capire, sono pochi. Ci sono dei dati positivi, lei ha espresso dei dati positivi, ma chiaramente annualmente, direi quotidianamente, il peso è un peso notevole da mandare avanti. Cosa possiamo dire noi cittadini? Perché chiaramente sappiamo tutti, il Tribunale funge una funzione di funzione sociale, quindi dovrebbe in qualche modo rispondere a tutte le domande e dovrebbe essere, auspicheremo noi, ai livelli, come dire, qui lei citava prima, quindi a un livello non alla fine, ma tra cui i paesi più, come dire, più che si sono, come dire, attrezzati meglio e che hanno espresso in termini di legge forse un qualcosa che ha prodotto poi un dati positivi. Noi purtroppo ancora, mi pare di capire, non siamo ancora indietro. Al cittadino cosa possiamo dire per... Ma guardi, come dicevo prima, il grosso problema italiano è quello dell'enorme numero di cause che entrano, cause sia civili che penali. Basta fare il raffronto in paesi simili al nostro, Francia, Germania, entrano 200-220 cause per ogni 100.000 abitanti, qui in Italia ne entrano 450, esattamente il doppio. Per cui l'informatizzazione, una migliore organizzazione sarà sicuramente utilissima, ma come dicevo prima, per migliorare la qualità del lavoro innanzitutto e poi naturalmente anche della resa, quindi della giurisdizione. Però per quanto riguarda i tempi, se non si incide sul numero delle cause che entrano, non sarà mai possibile abbassare i tempi. Noi già qui a Ferrara facciamo miracoli, perché abbiamo un tempo medio di decisione che è di 2 anni. Naturalmente ci sono delle cause che pendono a più di 2 anni, 3, 4, 5, 6 anni, ma il tempo medio è di 2 anni. Il tempo medio sarebbe, come dire, nei limiti di quello che richiede l'Europa. Però non tutte le cause riusciamo a risolvere così, proprio per il motivo che dicevo prima dell'enorme numero. Ora dal 21 marzo, mi dà anche l'opportunità di fare un appello al cittadino in questo senso, dal 21 marzo è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, nella quale dobbiamo per forza riporre molte speranze. Ci sono critiche, come sapete, da parte degli avvocati per il fatto che è obbligatoria, per il fatto che si può fare senza l'assistenza del legale, per il fatto che è onerosa, nel senso che in molte cose gli avvocati hanno anche ragione, per carità, nessuno vuol dire. Però io, come dico sempre, non è più il momento di pensare a ciò che manca, è il momento di pensare a ciò che abbiamo, organizzare e utilizzare al meglio le cose che abbiamo per poter ottenere il massimo dalle cose che abbiamo. È inutile pensare a ciò che non abbiamo, ciò che potremmo, ciò che vivremo. Pensiamo a quello che abbiamo. Ora abbiamo la mediazione, beh, sfruttiamola, vediamo. Può darsi pure che non abbia successo, non lo so, ma almeno tentiamo, no? Questo dico, proviamoci. Potrebbe essere uno strumento non solo utile proprio in sé per sé per la riduzione delle cause che entrano nel circuito giudiziario, ma forse può essere anche uno strumento per educare il cittadino, che non necessariamente quando si è in lite bisogna andare per forza dal giudice al tribunale, perché questa avviene in Italia, no? E che il cittadino deve capire che ci sono anche delle altre sedi nelle quali comporre la controversia in maniera che è molto meno traumatica che quello di sentirsi appiattare una sentenza di condanna. Quindi molto meglio trovare un punto d'accordo, e questo, ripeto, può anche significare costituire, come dire, incidere su quella che può essere una cultura
proprio una cultura di mediazione del cittadino. La mediazione in Europa, in alcune zone, in alcune parti dell'Europa, soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche in America è molto diffusa e ottiene dei buoni risultati. Li ottiene. E qui da noi non è che auspicabile, è indispensabile, qui da noi è indispensabile, non c'è niente da fare. Per cui noi fra qualche giorno attrezzeremo un punto informativo dove insomma il cittadino si potrà informare su quello che insomma, poi la procedura è molto semplice per carità, no? Ma quantomeno informarle sulle tariffe, ci sarà una tabella con le tariffe, potrà vedere che insomma sono tariffe convenienti se si raggiunge la mediazione. È chiaro che se non si raggiunge la mediazione sono tariffe che si aggiungono a quelle poi degli oneri delle cause insomma in sede giudiziaria. Presidente, noi la ringraziamo, noi ovviamente siamo a disposizione, come le dicevo prima, il nostro obiettivo è quello di un po' tradurre gli aspetti generali e con una partecipazione da parte del cittadino, nel senso che nella giustizia, tema molto, come dire, molto attuale, il cittadino debba avere anche una conoscenza forse più. Quindi noi siamo eventualmente a disposizione nel caso in cui ci siano altre, come dire, iniziative affinché il messaggio, come dire, dall'interno possa essere trasportato all'esterno. Grazie a voi anche per avermi dato la possibilità, ripeto quello che ho detto all'inizio, di spiegare al cittadino qualcosa del funzionamento dei tribunali e qualcosa non solo del funzionamento, delle sofferenze dei tribunali. Delle sofferenze dei tribunali. Grazie. Grazie.